Sono ben oltre 10.000 gli euro raccolti nella ex cartiera di Vas sabato 24 settembre nel corso della cena solidale Cuore Cibo Futuro a tavola per le Dolomiti. L'intera cifra è stata devoluta al Fondo Welfare e Identità Territoriale con l'annunciato scopo di contribuire a far fronte alle esigenze dirette di assistenza alle popolazioni e ai territori colpiti dai disastri di fine ottobre scorso. Impeccabile il lavoro della straordinaria squadra di cucina che ha visto avvicendarsi ai fornelli in un magnifico lavoro di assistenza reciproca di chef di 4 rinomati ristoranti bellunesi. Agli antipasti della locanda San Lorenzo e del ristorante Pane Vin sono seguiti i primi e il secondo della locanda Solagna e di Villa Clizia, fino a chiudere in dolcezza con un delizioso sorbetto preparato dal ristorante Pane Vin e con l'apprezzatissimo e simbolico Cuore delle Dolomiti realizzato dalla pasticceria Crème, il tutto accompagnato dai vini della cantina Biasiotto. Ma i quasi 200 commensali sono stati serviti con grande tempistica e professionalità anche per merito del prezioso contributo nella gestione pratica dei piatti da parte dei cuochi dell'ICS Belluno e dell'ammirevole servizio in sala gestito dai ragazzi dell'ENAIP di Feltre, coordinati per l'occasione da Andrea Riboni, della locanda Solagna, in veste di maître. Che cos'è e com'è nata questa idea? Beh, è nata da un SMS, anzi da un messaggio WhatsApp che ho scritto ad Andrea circa una ventina di giorni fa, ed è veramente emozionante e commovente vedere cosa siamo riusciti ad organizzare in 20 giorni. Gli ho scritto: ma potremmo fare qualcosa, potremmo fare un qualcosa anche noi di concreto per la nostra provincia? E lui mi ha scritto: sì, dai, lo facciamo. E poi ho ricevuto semplicemente tantissimi sì, senza se e senza ma, da tutti quanti, e tutti assieme siamo riusciti a fare questo. Quindi la cucina che è diventato motore per raccogliere solidarietà concreta per il territorio. È facile capire perché è stato scelto questo strumento, ma è giusto che ce lo spieghi Andrea Riboni. Ma è la cucina come catalizzatore di solidarietà e di convivialità. Questa è la cosa fondamentale di questa serata. È un'emozione unica per noi vedere una sala così gremita e un sentimento così profondo di tutti noi bellunesi verso questa serata di beneficenza. Spero si possa divertire e gustare bene i piatti degli nostri chef bellunesi. Curatissimi l'allestimento della location e la mise en place della sala. In sintesi, una serata assolutamente riuscita, dove ancora una volta l'importanza del saper fare squadra ha dimostrato il suo valore. Siamo nel cuore pulsante di questa serata, il Track Cucina, il posto dove tutto prende forma. E potete vedere alcuni degli chef coinvolti all'opera, qui vicino a me Renzo Dalfarra di Locanda San Lorenzo. E Renzo, che ha immediatamente dato la sua disponibilità quando è stato interpellato per questa serata. E perché? Perché è una persona impegnata, hai lasciato il tuo locale, però questa sera tu, come tutti gli altri, siete qua. Perché? Perché sono stato fortunato, non sono stato intanto coinvolto in questa dramma dell'alluvione, e cerco di essere utile per gli altri in qualche maniera, in questo caso cucinando. Allora possiamo dire che la generosità è senza dubbio l'ingrediente principale che caratterizza tutti i piatti di questa serata, però vorremmo sapere da te che cosa preparerai per gli ospiti di questa sera. Faccio un rotolo di coniglio ripieno con pistacchi, pomodori secchi e olive taggiasche. È un po' un classico della nostra locanda, un piatto che facciamo da qualche anno. Un ingrediente poi, il coniglio, che richiama in qualche modo anche la tradizione dei cortili, delle case di tante persone. Diciamo un modo per essere vicini con l'alta cucina alla vita di tutti i giorni, anche simbolicamente. Sì, senz'altro, anche perché il coniglio ultimamente è un po' dimenticato. E invece per noi è una carne che ha sempre un buon senso, cioè un senso, un bel senso nel mangiarlo, perché ci sono, per fortuna da noi c'è ancora qualcuno che li alleva, e è una bella carne, senz'altro. E allora viva le tradizioni e viva le Dolomiti! Noi abbiamo portato, oltre che agli allestimenti e tutto quanto, e alle pietanze, i due piatti che poi andremo a servire, anche il nostro Track Cucina, una cucina completamente autonoma
e funzionante per soddisfare appunto questi palati molto esigenti. Dicevo prima che non solo noi come Villa Calizia, però anche come tutto il resto dei nostri colleghi siamo qui proprio col cuore nel senso che siccome la nostra provincia è stata colpita in maniera proprio devastante, ecco, vogliamo fare anche noi una serata devastante. Buonasera. E devastante nel senso che vi stupiremo come pietanze, come cibo, come simpatia e come allegria e bellezza, logicamente. Assolutamente, perché anche l'occhio vuole la sua parte. Prendo i panni del commentatore appunto per intervistare il mio collega Gianluca Campigotto del ristorante Pane Vin direttamente da Roberto di Villa Calizia. Ecco, uscirà questa avventura illustrativa del piatto. Allora Gianluca, cosa ci hai preparato per questa serata di beneficenza per le nostre Dolomiti? Allora, questa sera abbiamo preparato una mille foglie di foglie a radici d'autunno, piatto della tradizione, se si può dire così, utilizzando quindi foglie e radici del territorio, e cotto in forno, e abbiamo ricavato questa terrina vegetariana. E adesso andiamo a completare il piatto con delle chips di sedano rapa, poi c'è della rapa rossa fermentata, un po' di olio di zucca e della berza. Ecco Gianluca, puoi descriverci anche questa crema? Allora c'è una cremina di zucca e poi c'è una salsa di broccolo. Sono tutte verdure che sono all'interno della terrina. Abbiamo fatto tre consistenze diverse, quindi croccante, cotto in forno e crema. Ecco, allora abbiamo finito questa esperienza fra cuochi e cuochi. Io ridò in mano il microfono a questa bellissima ragazza e niente, forse è meglio che continui a farla mangiare. Beh, io sono stata felicissima di passare il microfono ed è stato bellissimo vederli collaborare anche per dare a voi l'informazione. Sono Simone Zampolli di Creme Pasticceria Contemporanea che ci presenterà il dolce di questa sera. Il nome lo faccio dire a lui, sentite. Allora, il nome del dolce è Il cuore nelle Dolomiti, è un pan di Spagna alla mandorla con una gelatina a frutti di bosco, una crema alla vaniglia e una mousse di mora, ribes nero e lampone. Viene accompagnato con una salsa al lampone, al pistacchio e mango e finito con una decorazione in cioccolato bianco e argento. Hai scelto di portare questo dolce perché? Allora, innanzitutto per la forma, per ringraziare tutte le persone che hanno aiutato le persone in difficoltà e per riprendere un po' i sapori della nostra montagna con i frutti di bosco che sono locali, insomma. Ecco. Quindi anche nel dessert un tributo alle nostre Dolomiti. Importante e compatta anche la presenza delle figure istituzionali intervenute alla cena. Tra le persone che hanno aderito all'iniziativa di questa sera per raccogliere fondi a favore del territorio bellunese e delle popolazioni colpite dai danni dell'alluvione del 29 e 30 ottobre scorsi, anche l'onorevole Roger Demenek. Quali aggiornamenti abbiamo da Roma? Beh, intanto complimenti per l'iniziativa, mi sembra doveroso, insomma, che la comunità e il territorio si muova tutto assieme per dare una mano a chi è stato colpito dagli eventi della calamità. Da Roma, beh, c'è stato un primo provvedimento importante che è proprio l'istituzione del commissariamento tramite il Presidente della Regione. Oggi siamo nella fase in cui dentro il decreto fiscale ci dovrebbero essere ulteriori risorse rispetto ai 53 milioni già stanziati con il commissario di governo. Le risorse a disposizione dovrebbero essere intorno al 500 milioni. Come ricordo a tutti, però, 500 milioni da distribuire in 10 regioni che attualmente sono colpite dallo stato di calamità. E quindi la cosa più importante, credo, il lavoro più importante che dobbiamo fare tutti noi che abbiamo questa responsabilità rispetto al governo centrale è di spingere perché le risorse che servono sono molte, molte di più.
e quindi affiancare alle iniziative come quella di oggi di raccolte spontanee anche l'iniziativa pubblica dello Stato centrale e della Regione Veneto, perché ovviamente i danni sono ingenti. Ringrazio Andrea Biasotto che ha avuto questa idea e soprattutto tutti i ristoranti che hanno contribuito per questa raccolta fondi che si inserisce a quasi ormai un mese da quel tragico 29 di ottobre che ha colpito la nostra provincia di Belluno. È un altro segnale di vicinanza al nostro territorio che è stato devastato in tantissimi comuni, e questo è un modo anche per cercare di contribuire attraverso dei fondi che noi porteremo all'interno del nostro fondo welfare che abbiamo istituito insieme, coordinato dalla provincia di Belluno, con i sindacati, con le associazioni di categoria, con la diocesi, col consorzio BIM, che ha come obiettivo quello di raccogliere dei fondi per le famiglie bellunesi bisognose. Beh, intanto grazie a chi ha avuto l'idea, a chi ha organizzato. Anche questa serata dedicata alla raccolta fondi ovviamente si inserisce in una serie di manifestazioni che veramente ci stanno sorprendendo, nel senso che le cene solidali stanno prendendo piede in tutta la nostra regione, proprio dedicate a raccogliere fondi per questa che è stata una grande calamità. Abbiamo ancora zone, ricordo, in cui manca l'elettricità, le famiglie sono attaccate ai generatori, e per cui ben venga questo unire tra l'altro una buona cucina, un'ottima enologia, ovviamente a sostegno con un'opera di raccolta fondi. Dico che siamo veramente come regione grati a chi ha avuto questa bellissima idea. Una maniera, insomma, per dimostrare con i fatti che l'enogastronomia può essere un volano importante per questo territorio, oggi per la solidarietà, ma in generale e sempre per la promozione e per il turismo. A fare gli onori di casa, assieme agli organizzatori, c'era il sindaco di Querovasse, Bruno Zanolla. Unanime il messaggio di plauso per l'iniziativa espresso da tutti e la conferma che ciascuno nelle proprie sedi di competenza si sta adoperando al massimo perché arrivi l'assistenza di cui il territorio ha bisogno.